Allora, bentornati sul mio channel. Allora, io sono Paola, ciao. Ok, mi vedete bene? Sono Paolona, ciao. E ora, mentre io preparo delle verdurine e sistemo la cucina, vi racconterò l'in dei. Chi legge il labiale bene, chi non lo legge, ho detto lì. Allora, ragazzi, faccio una premessa prima di cominciare a smanettare in cucina, così sentite bene. Io ho avuto, cioè ho ancora tuttora un negozio che però purtroppo essendo un negozio di alimentari, diciamo di quelli vecchio stile, per causa delle grandi distribuzioni, quindi dei supermercati più grossi, eccetera, sto venendo un po' schiacciata. Quindi ho deciso di cercare un lavoro che mi stimolasse di più, anche perché quello che sto facendo tuttora non è il lavoro dei miei sogni, per poi realizzare dei corsi per andare a fare il lavoro che io desidero fare, non spoilero, per non mandarmi da. Quindi, cosa ho fatto? Ho mandato un sacco di curriculum, ragazzi, un sacco. E ora inizia la mia storia. Prendo le verdurine dal freezer e vi dico. C'è il filo del caricatore. Stasera, ragazzi, toast e verdurine congelate, single day numero uno. Allora, praticamente, cosa succede? Io mando curriculum solamente a, cioè selezionando bene, ma molto bene, le richieste di lavoro, nel senso che io in passato ho già fatto call center, promoter, queste cose qua. Che allora, perché vi dico questo? Perché io non sono contro questo tipo di lavori, nel senso che se siete ragazzi o ragazze giovanissimi e volete comunque vedere un po'. Cioè la prima esperienza lavorativa, io vi dico che ve lo consiglio, nel senso che io ho lavorato per Eni, Vodafone e Fastweb, sempre come promoter e call center, e vi dico la verità, se io non ci fossi andata, molto probabilmente non saprei tante cose che in realtà so ora, quindi non vi dico di no, non sono contro questi lavori io sinceramente, però a tutto c'è un periodo, nel senso. Come dice il detto bergamasco, se che e melù alla sua stagione, nel senso zucche e meloni alla loro stagione. Per ogni età, per ogni periodo c'è un'appropriata e adeguata mansione. Quindi io questi lavori li vedo molto per ragazzi giovanissimi, 18 anni, 19 anni, cose così. Vabbè, niente. O comunque per chi non ha esperienza lavorativa anche, ci potrebbero stare. Niente, praticamente io mando un sacco di curriculum su Indeed, per maggiormente impiegata, oppure aspettate che metto un po' d'acqua, sennò tutto l'olio mi schizza negli occhi. Mi vedete? No. Ok, voilà. Ok, vi dicevo impiegata. Oppure ho fatto commessa, vabbè, di negozio abbigliamento perché ho già fatto anche quello, una mansione che ho già fatto, quindi mi sento molto in grado. Oppure come, non so, receptionist o accettazione negli ospedali, tutte queste cose qua. Quindi, niente, praticamente mi risponde velocissimamente un. Una ditta, spoilerò anche il nome, non me ne frega, denunciatemi, fate quello che volete, non mi interessa. Una ditta di Bergamo che si chiama Ego, ok? Cioè EGO, Empoli, Genova, Otranto. Arrivo. Appunto mi chiama la signorina che è anche molto 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 cordiale e gentile la receptionist, l'impiegata effettiva che c'è. E mi dice: guarda, mi sta ancora interessata una mansione lavorativa, io la volevo contattare in merito alla sua richiesta. Gli ho detto: ma mi può dire che cos'è?
perché ne ho mandate talmente tante che orora non mi sovviene. Attenzione all'italiano, orora non mi sovviene. Senti, praticamente questa qua dice: eh no, niente, noi lavoriamo nell'ambito commerciale, abbiamo diversi uffici, quindi a noi servono diverse figure, uno in archivio, uno impiegato front office, così. Ho detto ok, va bene, top. Vuole fare un colloquio oggi stesso? Ho detto, cazzo, va bene, wow. Ok. Niente, arrivo lì il venerdì alle 4. Ed era tutto molto tranquillo, era bellissimo l'ufficio, sinceramente, molto stile carino. C'era questa impiegata, gentile, semplice, carina, vestita bene. E esce da una porticina bianca un tipo a cui io avrei dato 36 anni circa, ne aveva 24, scoperto oggi, vabbè. E che mi dice: bella vite, prego, venga. Vabbè, niente, io entro. Inizia a farmi una super volavata di cervello, nella quale mi dice che loro sono un'azienda rinomata, tutto quello. Va bene, ok, perfetto, bravi. Sostanzialmente, a una certa mi dice: lei che lavoro sta cercando? E io gli ho detto: io non so che lavoro sto cercando, ma so quello che non sto cercando, e cioè io voglio un lavoro sicuro, non precario e non a obiettivi, nel senso che bisogna procacciare. E lui mi dice: perfetto, perfetto, la figura che stiamo cercando. Lei ha chiesto impiegata, no? Perfetto, sì, grazie. Allora le faccio fare una prova domani. Ok, perfetto. Io non ancora vaccinata allora, perché poi mi sono vaccinata, ho fatto il tampone convinta che il giorno dopo dovessi andare. Mi scrivono la sera alle 5, mi dicono: no, giornata di lavoro, giornata diciamo di prova rinviata lunedì. Senza dirmi orari, niente. Allora io scrivo: l'orario rimane invariato? Sì, invariato, una risposta fredda, brutta. E nelle email si capisce subito che una ditta non è seria, perché nelle email, quando mandano cordiali saluti, non c'è di seguito il nome, la partita IVA, eccetera, della ditta. Le ditte serie lo fanno, le ditte non serie no. Mi dico: vabbè, provo lo stesso. Niente, io poi, vabbè, ho fatto il vaccino e tutto. Arriva il giorno della prova. Niente, arrivo lì, mi guardo in giro, avevo delle vibe molto negative quando sono arrivata. Mi siedo in attesa che mi chiamino e sento degli urli da una stanza, ma urli tipo giovani, cioè ragazzi di 16 anni che stanno facendo una festa, una classe di adolescenti, una roba così. E dentro di me già mi dico: non mi piace questa cosa. Inizio a... aspettate che abbasso un po' il fuoco. Inizio a pensare dentro di me: ti prego Paola, fa che sia un corso di formazione, fa che sia uno stage scuola lavoro, ci sono tanti ragazzi, fa, non lo so, fa che abbiano affittato l'ufficio, non lo so, qualsiasi cosa, ma io già dentro di me sentivo qualcosa che non andava. Beh, insomma, dopo un po' iniziano ad arrivare dei ragazzi giovanissimi. Io non sono vecchia, però comunque ho 27 anni e già se vedo un ragazzo di 17-18 sono 10 anni in meno. E niente, inizio a vedere che questi ragazzi giovani mi puzzano sta cosa. Beh, insomma, poi arriva il mio turno e questo capo mi chiama e mi dice: bravite, venga, prego. Beh, vado, entro e c'era un ragazzo che, io non so se avete mai visto il video Stinglesi. Beh, lo metterò su Instagram per farvi vedere. Comunque un ragazzo che, minuto, piccolo, giovane, senza barba, magrissimo proprio, ma poi si vedeva che era proprio, come posso dire, ingenuo, cioè prematuro, non so come dire, giovane, non so, vabbè. Questo è il dottor, non so neanche che nome abbia detto, e l'accompagnerà in questa formazione della mattina. Ok, va bene, andiamo. Questo prende, mette la giacca, dobbiamo uscire fuori. Ma avevano detto elegante, senza tacchi. Io mi sono messa tutta una giacca da 130 euro, cose, cioè non vi dico. Un cappotto di Zara, cioè bellissimo, delle scarpe favola. Vabbè, vado, borsa bellissima, bauletto, pelle di vacchetta, che non vi dico, cioè elegante e seria. Beh, insomma, alla fine della fiera, ragazze e ragazzi,
Mi fanno questo, scendiamo giù, no? Io già avevo capito subito che era un porta a porta, cioè ancora prima, ma non lo so, me lo sentivo dentro al petto e automaticamente stavo anche messaggiando con la mia migliore amica che mi fa porta a porta. Ma niente, praticamente scendiamo giù e questo suddetto dottore mi guarda e mi dice: possiamo usare la sua macchina per spostarci? Scusami? Cioè, allora, voi avete mai visto un lavoro dove dovete fare la prova e dovete usare la vostra macchina con la vostra benzina, non retribuiti, non saldati del rimborso spese? Niente, cioè dovete usare. Beh, io prontamente ho detto no. No, cioè, ma scusa, ma chi cazzo siete? Perché dovete salire sulla mia macchina? Non esiste. Allorché uno dei ragazzi, perché eravamo io, il dottore, e due ragazzi, che uno era timidissimo, tranquillo, quasi non parlava, e l'altro mi sembrava più sveglio e sgamato. E mi sembrava anche il più intelligente. Infatti, poi vi rivelerò il perché. Ma niente, lui dice: no, no, usiamo la mia. Beh, arriviamo, era questa macchina e non aveva le portiere dietro. Io odio le macchine che non hanno le portiere dietro. E il dottore dice: io salgo avanti. Pronto? No, io salgo avanti perché io sono la signora e quindi salgo avanti. Infatti, sono salita avanti. E il dottore mi dice: no, perché io ve le devo spiegare che cos'è la ditta, chi siamo. Ha iniziato a farmi un'intortata lavacervello, ma io sono nata prima di lui. Cazzo, io lavoro in un negozio e sono tutti i giorni a contatto con la gente e con i fornitori. Quando qualcuno mi vuole fottere, mi vuole raggirare, mi vuole fare il lavaggio del cervello, io me ne accorgo, non sono stupida, non sono una ragazzina che non ha mai parlato con nessuno. Beh, insomma, alla fine della fiera io lo interrompo e gli dico: quindi è un porta a porta. No, noi vogliamo agevolare il cliente. Va bene, un porta a porta, ho capito. Niente, arriviamo lì, parcheggiamo in culo al mondo e iniziamo a camminare di brutto, ma sotto la pioggia, raga. Cioè, sotto la pioggia, allorché io inizio a socializzare con quello più sveglio che tra le altre cose era napoletano e anche lui come me aveva già un altro lavoro e cercava qualcosa per cambiare perché voleva cambiare la vita. E lui mi dice: ma che dottore, questo non avrà neanche la terza media, effettivamente. E niente, anche lui mi dice: guarda, una settimana che faccio sta cosa, ma io voglio tagliare, non è proprio, non esiste fare una cosa così. E niente, a una certa io avviso subito il tipo lì, il dottore, gli dico: guarda, io voglio andare via, cioè a me questa cosa non mi piace. No, ma guarda che anche per la figura di impiegata, perché io gli ho detto: cavolo, io ho risposto a un annuncio di impiegata d'ufficio e voi mi state portando in giro a suonare i campanelli e la gente, cioè, ma che cazzo è? E lui mi dice: no, ma guarda che anche l'impiegata, anche se non c'entra niente con il lavoro che facciamo noi, ha fatto comunque un giorno di prova. A me non mi interessa. Io ho questo tipo di ditta, questo tipo di azienda pieno di bambini che, cioè, non ha un futuro, non è una cosa stabile, non ha un futuro. Cioè, io voglio un lavoro che mi possa permettere tante cose. Questo non esiste, cioè che tu fai se non fai non guadagni. No, 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 io sono volenterosa, ho voglia di lavorare anche sabato e la domenica se serve, però voglio essere retribuita, voglio avere una sicurezza, cioè non esiste per me. Quindi questo poi chiama il manager, allora io chiamo il manager, ma chiama chi cazzo vuoi? Ha chiamato il manager e gli ha detto: e lei vuole andare via. Per chi è della zona, spiego, abbiamo parcheggiato all'Aldi di Stezzano. E abbiamo iniziato a camminare in Stezzano, ok? Però nei limitrofi di Aldi. Quando poi è successo il tutto, il manager gli dice: va bene, allora digli che può andare. Cioè, mi hanno lasciato andare a casa, da lì a piedi, a casa, all'ufficio, perché io avevo lasciato la mia macchina là. A piedi, raga, a piedi. E l'ufficio si trovava a Campagnola. Praticamente, dico i nomi e i posti per chi magari è di Bergamo e conosce, no? Beh, niente, praticamente io cosa faccio? Con i miei piedini, queste scarpe che bruciavano come la morte, vado dall'Aldi fino al centro di Stezzano, dove aspetto il pullman con la pioggia al freddo 8 gradi, 43 minuti. La favola. Subito dopo salgo sul pullman un attimo, che rischio le mie verdurine. Stasera verdurine e tosse. E comunque subito dopo arrivo praticamente dove c'è
il punto blu di Bergamo. Quindi quasi malpensata. E avevo un biglietto che forse ho ancora nella tasca del cappotto, un biglietto dell'autobus. L'avevo timbrato 13 minuti prima e c'era scritto 75 minuti dalla convalida. Io però ho sempre preso i mezzi a Milano perché, come sapete, ho fatto tutte le scuole superiori, sono stata altri anni là a Milano. Quindi io qui a Bergamo, per fortuna, purtroppo per fortuna, non ho mai preso i mezzi. Sono sempre andata in macchina dappertutto. Prima avevo la Smart, adesso ho la nuova macchina, ma non prendo i mezzi, quindi io non sapevo se potevo usare ancora lo stesso biglietto. Beh, insomma, io vado lì dal conducente e chiedo nel pullman che mi avrebbe poi portato da Malpensata a Campagnola. Gli ho chiesto: questo posso utilizzarlo? No, devi prenderne un altro. Ma cazzo, avevo appena speso 2 euro. Ho detto: no, non lo prendo. Allora prendi, vai a piedi. Mi sono fatta tutto il pezzo a piedi. E queste persone, cioè, non si sono degnate neanche di un'email. Non si so, cioè, sai, se ci tieni che qualcuno, non lo so, io vorrei comunque esplicare a questi un'email, cioè vorrei esplicargli il mio disappunto, il mio dispiacere per loro, la truffa che loro mettono, perché ti mettono un bellissimo annuncio di impiegata, front office, compresa appuntamenti e presa telefonate, cioè gestione appuntamenti e presa telefonate, e invece ti fanno andare a suonare i campanelli alla gente alle 9 di mattina. Cioè, ma come, ma io non lo so, io non lo so, cioè non ci posso credere. Vabbè, insomma, a me piace la chiarezza, cioè se io arrivo a un colloquio di lavoro voglio che mi dicano esattamente che cosa si fa. Cioè se lui mi avesse detto: guarda, noi mandiamo gruppi di ragazzi a offrire offerte della luce, io ti dicevo: ok, perfetto, ottimo, bravissimi, ma non fa per me, non perdevo tempo io e non perdevate tempo voi, cioè. Quindi a me queste cose, che la chiarezza non è chiara, cioè la chiarezza non è chiara cizia, non mi piace per niente che non è chiaro. Cioè mi fa proprio innervosire, perché la gente perde tempo, davvero. Qui le verdurine stanno schizzando dappertutto, bastarde. Vabbè. E niente, raga, questo era il mio racconto bruttissimo. Quindi se andate su Indeed e vedete l'offerta dalla ditta Ego SRL, sappiate, a Bergamo, sappiate che è una truffa bella e buona, perché vi dicono impiegata, operatore d'archivio, settore commerciale, tutte parole che vi intortano, ma poi vi danno la silurata. Perciò con questo io vi saluto, no scherzo. Con questo vi dico il mio disappunto, ora io sono stanchissima, ho le gambe distrutte, però vabbè. La vita va avanti e stasera toast integrale. Vado a prendere il secchiettino nell'umido, arrivo. Beh, comunque mi mancava un sacco fare i video e avrei preferito fare dei video, diciamo, diversi, magari inerenti al trucco piuttosto che. Invece, ragazzi, si aspetta il telefono. E invece mi sono trovata a raccarvi la story time bruttissima. Non so neanche come lo chiamerò questo video, però lo carico subito. Giuro che. Ah, sono andata poi a fare le nails. Almeno una cosa positiva. Però lo fate troppo semplice perché sono stanchissima, c'ho strasonno. Niente, raga. Scrivetemi il prossimo video che volete perché io voglio farli di brutto. Io e il mio secchietto dell'umido vi mandiamo un kiss.